vi porto oggi in una dimensione scolastica, ma piuttosto particolare, perché è la Scuola Europea di Francoforte, quindi una scuola internazionale, trilingue, quadrilingue, dove appunto i bambini sono sostanzialmente, passatemi il termine, un po' di passaggio, i genitori che sono a Francoforte per lavoro. Quindi è un arricchimento da una parte, ma dall'altra è pure una, come dire, diffusione un po', no? Della propria identità, del proprio modo di vivere e di essere che tradizionalmente hanno i bambini. Perché ho scelto la scuola, continuo quello che ha detto Rebecca, è il luogo privilegiato di interazioni sociali, di processo di apprendimento, direi anche di regole e di valori condivisi da quella comunità a cui appartiene. In questo caso io mi sono trovata in un ambiente molto strutturato, molto non rigido ma molto, molto ferreo nella sua struttura, sia perché è in Germania, è già questo. Quindi benché non fosse e non sia un intervento di museoterapia, ma i miei presupposti con i quali lavoro attengono sempre a quelli a cui sono formata. Quindi diciamo, ecco, la combinazione di questi elementi, e anch'io sottolineo l'importante della sensorialità, del movimento, di tutta questa componente corporea, e di un bassissimo livello di tecnologia, cioè il più possibile con elementi naturali, elementi semplici, via tutti gli artefatti, e andiamo più sui sensi, appunto, per lavorare sia col bambino in senso individuale ma anche e soprattutto con il gruppo. È importante che io segni degli interlocutori, altrimenti si perderebbe, per cui le mie interlocutrici sono le insegnanti e anche i genitori in qualche modo. Quindi ho strutturato appunto un incontro sì col gruppo classe, ma con le insegnanti c'è un briefing debriefing prima dopo, e con le famiglie una condivisione periodica fatta magari anche per email oppure attraverso le maestre, però di fatto per creare rete. Va bene, questi sono un po' i classici, mi viene da dire, obiettivi, poi tanto avrete le slide, magari su questo vado un pochino avanti. È ovvio che io con le maestre e i genitori era importante che fossi chiara su quello che faccio, come e perché. Questa è la diapositiva che per me riassume il senso, no? Cioè, lavoro con l'identità, l'interiorità, ma anche con le funzioni, come diceva Rebecca, quelle cognitive, emotive, la corporità, la relazione con i bambini. Ci tengo a sottolineare anche a loro: la musica è il mezzo, non il fine. Bene, quindi io ci ho tenuto a fare una slide anche per loro con questa croce. Non è didattica, non è educazione, non è propedeutica qui, però indirettamente, perché li devi portare dentro, no? Il loro senso degli obiettivi, il bambino sviluppa più musicalità, senso del ritmo, intonazione, conosce gli strumenti, coordinazione, espressione corporea, fantasia e condivisione. E quindi su questa ottica siamo partiti. Innanzitutto mi sono come sempre appellata alla nostra formazione e quindi in qualche modo i miei punti di riferimento: il ciclo del contatto, la soggettività, il qui e ora, la responsabilità, la libertà, la sospensione del giudizio, esplorare, immaginare, trovare possibilità e poi il solito nostro e non o. Perché? Quindi che cosa ho fatto? Ho detto va bene, qui sono in un ambiente molto strutturato, quindi non posso neanche arrivare e fare il contrario subito, non funziona. Siccome la stanza è molto grande, ho detto bene, ci sarà un primo cerchio, che qui ho simbolizzato con la bandiera europea, di seggioline, e quindi ho preparato il primo ingresso davanti alla porta, tante sedie ovviamente quanti sono loro, me e l'insegnante, e ho detto questo è il cerchio della realtà. Ho detto bene, qui buongiorno, benvenuti, come ci chiamiamo, chi siamo, eccetera, eccetera. E questo è sempre stato l'introduzione poi a ogni incontro, una specie di rituale. Perché? Perché è il passaggio dal fuori al dentro, per passare poi a una dimensione altra. Dopodiché, sempre negli stesso incontro, si passa a quello che io chiamo il cerchio della fantasia, cioè quello dove si sta per terra, non ci sono più sedie, non c'è più niente, tutti per terra, me compresa, e a quel punto entriamo nel mondo del possibile. E questo è quello che io ho notato come processo che è stato possibile insieme a loro, cioè avendo delimitato gli spazi, sono andati di là. E quando ho chiesto alle maestre ma qual è la cosa che li ha colpiti di più, è il cerchio della fantasia. Ho detto bene, allora è una buona intuizione. Adesso volevo farvi un attimo, visto che siamo in campo di musica, mi sembra anche giusto poter un pochino condividere cosa succede nel cerchio della realtà, velocemente, ma solo per dare anche qui degli separati. Questo è la nostra introduzione, che si chiama tacco e punta, 1, 2, 3, e sopra ci facciamo dei movimenti. Non so se voi vi potete immaginare che cosa vi viene da fare, provatelo.
una coordinazione libera ancora a metà tra lo strutturato. E andiamo avanti. Questa era la canzoncina che si ricordavano, tacco e punta. Dopodiché, fatto questo primo momento, andiamo di là. E adesso, beh, oddio, aspetta. Questa è la musica per andare di là, che è già, si chiama sincopato, sentite. E cominciamo a entrare nell'altro mondo. E via, e andiamo avanti. Come si basa questo metodo di lavoro? Vi dicevo le tre fasi che io tengo comunque presente: sensoriale, forma e struttura, e a un certo punto narrazione simbolica. Con che cosa lavoro? Con musica registrata, il meno possibile, ma un po' sì, strumenti musicali, teli, materiali vari, soprattutto che stimolino la percezione, le sensazioni, le sinestesie. Quindi ho portato palloncini, bolle di sapone, ci ho messo Aristotele, conoscenza sensibile attraverso il campo. Cioè, non dimentichiamoci mai da dove partiamo, no? Poi, con i mezzi di oggi, ovviamente. Questa qui, che vedete, sono le bacchette magiche, quelle che poi ci servono per poter stare nella fantasia, perché hanno bisogno di qualcosa, se no siamo troppo aperti. Naturalmente, e qui mi avvalgo dei simboli musicali a me cari, abbiamo cercato di lavorare proprio con metafore corporee, quindi l'unirci, lo sviluppare empatia, ma anche un pochino il differenziarsi, perché dobbiamo scoprire e essere noi, un po' quello che anche l'imparare dall'altro, no? Mi viene in mente Vygotsky, no? Un pochino stare alla zona di sviluppo prossimale, stiamo vicino a qualcuno che sa muoversi un po' meglio di me, io poi piano piano mi adeguo, no? Ho visto che funziona molto con i bambini questo. Ma anche appunto un lavoro sulle emozioni, permettersi di sentire quello che sento. Mi fa sorridere questa musica, mi dà tristezza. Non c'è il giusto o lo sbagliato, ma è difficile. I bambini sono più rigidi di noi, in qualche modo, soprattutto scolarizzati, no? Quindi è un'operazione di smontaggio e di autorizzazione. Quindi anche aiutarli a sviluppare un'idea nell'insieme, essere sì una parte unica, ma di un tutto più ampio, più grande, no? Mi viene in mente la scala dei valori di Maslow, alla quale insomma facciamo sempre riferimento. Con le classi, quelle più grandi, ho potuto fare un lavoro un pochino più preciso sulle emozioni, anche nominandole e scrivendole. E poi le varie emozioni di cui abbiamo parlato le abbiamo scritte in un palloncino. E poi questo palloncino con un telo che ci ha unito tutti, li abbiamo fatti danzare con la musica, che era un modo per condividere e anche però sciogliere queste emozioni, no? Un altro lavoro che mi ha molto impressionato e non me l'aspettavo, un giorno le ho fatte lavorare con musica e disegno, musiche diverse che insomma si sentissero guidati sempre nel cerchio della fantasia, eh? A un certo punto i bambini hanno messo un'etichetta, e qui lo stigma, quello che non è razionale e logico è pazzia. Tutti hanno detto pazzia. È impressionato. No? Poi perché abbiamo i luoghi comuni a una certa età, no? Cominciano da lì. Quindi è lì che sento il valore di un lavoro come questo, perché se uno pensa, dici, ma una volta al mese che cosa succede? Succede che fa sperimentare qualcos'altro. E il bambino ha una traccia forte amnesica e quindi in qualche modo poi speri che tutto questo appunto vada avanti. Vi volevo portare dentro il cerchio della fantasia facendo un lavoro un pochino più di suggestione. Come funziona? Io adesso con voi utilizzerò diciamo un'immagine visiva, perché mi sembra che in qualche modo possa aver senso dal momento che non ci possiamo mettere a muoverci qui, no? Non è il luogo. Però un po' per immaginarvi l'idea di come partiamo, no? Siamo nel cerchio della fantasia, abbiamo la bacchetta magica e quindi via, partiamo da dove? Da dove siamo? Da un posto sicuro, ma piano piano ci andiamo a spostare. Quindi gli scenari cambiano. Io devo dire molte poche parole, anche perché se devo parlare in una lingua non mia, capite che non è facile, ma loro partono, il movimento, l'oggetto, quindi si crea veramente uno stato un pochino alterato di coscienza, dove cominciamo insieme ad esplorare questo e a un certo punto sono loro che dicono, ehi, troviamo un bosco, bene, allora entriamo nel bosco. Di solito si incontra un mostro. Le bambine ce l'hanno in questo momento con l'unicorno, ma i maschi hanno dei mostri pazzeschi.
Bene, stiamo con i mostri, poi piano piano prendiamo un altro cammino finché arriva il momento della seconda trasformazione. Necessaria, c'è un momento di sospensione perché gli richiami l'attenzione, si fermano come l'esercizio delle statue, no? Si fermano perché sta per arrivare la seconda trasformazione. E che succede? Adesso partirà un'altra musica. Avete sentito la prima com'era ritmica, concreta, Rossini, no? Bello, ritmico, strumenti a percussione, eccetera. Adesso ho bisogno di un'altra cosa perché sto per andare in un'altra dimensione. L'oggetto si trasforma e cominciamo ad andare verso il cielo. A loro piace tanto. Le nubi, sempre più su. E qui la danza leggera, la trasformazione proprio dei loro movimenti, no? Finché raggiungiamo proprio questo cielo. E naturalmente anche l'esperienza del cielo deve naturalmente finire, perché io qui devo fare, insomma, giusto una esemplificazione. Che succede dopo che siamo stati in cielo? Abbiamo aperto questa gestalta, dobbiamo cominciare a chiuderla, dobbiamo ritornare alla terra. E quindi con una terza musica e delle terze suggestioni che a quel punto loro stessi portano, ci avviamo verso la chiusura e lì io riesco ad abbassare la voce ed incredibilmente tutto si calma, no? Scendono un pochino le tenebre, abbiamo bisogno di ritornare a un posto sicuro, è buio e piano piano vedi questi bambini che si buttano giù, sdraiati, accucciati, tutti un piccolo gregge, una cosa tenerissima e tra loro anche invito magari a farsi una carezza e si crea il silenzio e la distensione. E gli insegnanti, devo dire, che partecipano, a quel punto si tranquillizzano anche loro, si crea una situazione estremamente catartica, direi, e poi invito lentamente a ritornare qui, come diciamo noi, riaprire gli occhi, eccetera, e guardarci. Ci guardiamo, ci comunichiamo un po' come è stato e in genere chiedo di fare poi un disegno in classe dopo, che poi mi mandano, eccetera. Non mi hanno dato permessi di usare nessun materiale, quindi io mi sono attenuta ligiamente, però poi mi ritornano questi disegni, a volte vedo i miei vestiti, mi fanno in una maniera mostruosa, bellissima. E va bene, questo percorso è, diciamo, culmina, mi sono un pochino inventata questo piccolo attestato che ho chiamato di creativo musicale, perché per lasciare qualcosa che anche andasse a casa, che loro lo ricevessero come un loro oggetto di riferimento, e abbiamo fatto anche questo rituale appunto di saluto lo scorso anno.